E niente, quello è il Parlamento. Anche detto Sturtinge, che significa letteralmente la cosa grossa. Anche se vabbè, in realtà la parola ting, che adesso significa cosa in norvegese, deriva da un'altra, che era tipo un posto dove si votava. Queste sono delle giostre, c'è tipo un parchetto sotto al Parlamento, con tutte le giostre là. Fuori sono sti hotel, tutti illuminati, molto carino. C'è tanto l'aria natalizia che fa Norvegia. Qui così, con tutti gli alberi e cose. E le casette. E poi là in fondo, adesso non ci voglio andare, ci sono andato l'altro giorno, c'è quello che dovrebbe essere il palazzo della regina, se non sbaglio. E niente, Oslo è proprio una piccola perla. Cioè, tipo, il Parlamento non è piccino, se ci fate caso. Ma anche, non lo so, tutto non è molto grande qui. Però boh, è carino. E niente, fun fact, ho un ottimo senso di orientamento, però non sono bravissimo con le mappe, con Google Maps specialmente. E poi c'ho questo brutto vizio che praticamente accendo Google Maps, guardo dove è la cosa e poi lo spengo. E dico vabbè, tanto devo andare poi a sinistra, devo procedere un po' e poi la trovo. E in realtà poi mi allontano sempre e mi perdo. Tant'è che l'altro giorno praticamente volevo proprio vedere il Parlamento, lo Storting. Vedo dove si trova su Google Maps e dico: boh, allora devo procedere dritto su questa strada. E mi sono messo a procedere dritto, dritto, dritto. Tant'è che ce l'ho avuto alla mia sinistra a un certo punto e l'ho ignorato perché mi aspettavo che fosse più avanti. E poi anche perché è piccino, quindi mi aspettavo, che ne so, di vedere una roba gigantesca con tante luci e dire: vabbè, mi fermo, insomma, lo vedi un Parlamento. Anche perché poi lo conoscevo dai telegiornali. E invece mi sono ritrovato fino al Palazzo della Regina. Poi solo al ritorno, cioè, consultando Google Maps passo per passo, mi sono accorto di dove era il Parlamento. Così, una storia inutile, però volevo dirvelo. Ciao logaritmi. Giorno 8 del mio viaggio in Norvegia e oggi devo fare la valigia. Praticamente mi ricordavo male, pensavo che avrei dovuto fare il checkout il 30, poi mi è venuto il dubbio. Ho chiesto al receptionist e mi ha detto no, tu il checkout c'è il 29. Quindi adesso devo prenotare un B&B per dormire una notte, perché il bus per andarmene da Oslo ce l'ho il 30, non il 29. Quindi devo dormire una notte in un altro posto e devo fare la valigia. E poi ieri ho fallito come vlogger, perché praticamente volevo vloggare il Frogner Park, che è un'attrazione qua ad Oslo, piccola parentesi, fa cagare. Però praticamente erano le 5 del pomeriggio quando sono arrivato, e alle 5 del pomeriggio qua è buio, tipo pece, a dicembre, no, a novembre, quasi dicembre, ad Oslo, quindi. Poi praticamente sono andato sul tetto dell'opera, che avevo già visto in realtà, però sono andato proprio in cima, a farmi delle foto. Vabbè, mi sono fatto un selfie. Non mi è piaciuto. Poi mi hanno fatto delle foto dei ragazzi a cui ho chiesto di farmele, sono venute tutte male perché avevo il sole dietro. E mi sono anche dimenticato di vloggare, cioè, dimenticato, non mi è venuto di vloggare il teatro dell'opera. Che però è bello, quindi vi consiglio di vedere. Adesso non so se riesco a farvi vedere dalla finestra, perché da me si vede dalla finestra. No, non si sente a fuoco. Questo, poi stamattina sono sceso giù per prendere la colazione in hotel e parliamone. La parte più importante della colazione in hotel sono i succhi. Quanto più ampia è la selezione di succo all'interno di un hotel, tanto migliore è la sua colazione. Cioè, mi ricordo quando facevo le vacanze con la mia famiglia, c'era questa meraviglia di poter prendere il succo all'arancia rossa, che non è la cosa più comune del mondo. Allora, tipo, piccolo piccolo, mi andavo là al banco del succo, mi prendevo arancia rossa, arancia, limone, tutto. E qui c'hanno solo due succhi, alla mela e all'arancia. E io mi prendo sempre quello all'arancia perché non sono stupido. Stamattina era finito il succo d'arancia, ne ho potuto mettere solo mezzo bicchiere.
ho dovuto prendere anche quella alla mela. Adesso assaggio e vi faccio sapere com'è. Non so se vi ho raccontato questa storia, ma c'era una colombiana in aereo che voleva del succo alla mela e la flight attendant, come si dice in italiano? L'hostess. Non parlava spagnolo. Allora io, ehi! Quiero humo de manzana significa che voglio il succo. She wants apple juice. Proprio pam 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 pam. La flight attendant, thank you, thank you, thank you. Vabbè. Adesso vi indico il teatro dell'opera, così. Perché sono un vlogger, a quanto pare. E quel coso lì. Poi di fronte c'è il mare. E quindi mi mettevo là sopra e mi facevo tutte le foto con quel fiordo, con questo mare, con quel sole. Però sono venuto male. Buonissimo. Vediamo lui, un aspetto orribile il succo alla mela. Tipo tre sapori diversi. Appena ti tocca la bocca è buonissimo, poi fa schifo. Poi altri assaggi. Facciamo che questo diventa più un mukbang che un vlog di viaggi. Questa è paprika. Vabbè, ma sa di peperone. Raga, non è che la paprika è il peperone rosso? Non me l'ho mai chiesto. Può darsi. Questo è quello che loro chiamano knäckebrød, che è tipo diciamo un piatto tipico, però vabbè, c'è cioè una fettina di pane integrale, tipo. Me li compro anche in Italia questi qua, perché praticamente li vendono in una confezione senza plastica, al posto dei crackers, che hanno una confezione di plastica a testa, prendo questi qua della Wasa e me li mangio. Sì, hanno lo stesso sapore in Norvegia, identica. Ah, e poi sopra ci ho messo il burro d'arachidi. Ho già assaggiato l'altro giorno, sempre qui in hotel per la prima volta, però non so se l'ho bloccato, quindi adesso vi faccio una reaction falsa. Raga, fun fact, il burro di arachidi sa solo di arachidi, non c'è niente di speciale, niente di magico, sa di arachidi, non capisco perché gli americani abbiano tutta questa hype per il burro d'arachidi. Ok, che è comodo e maneggevole. Però a questo punto ti apro una lacca e te lo mangi, cioè fallo sapere di qualcosa di più. Ah, però fanno un ottimo hummus qui. Questo. Che è un po' piccante. Sì, ya. Il mio livello di disordine è. Dovevo stare in quarantena, non mi serviva niente. E quindi ho cercato di non usare roba. Ho un disastro. E niente, quindi come vi ho detto oggi farò la valigia. Non vi filmo il fatto che sto facendo la valigia perché lo trovo noioso. Ci vediamo domani dove penso che farò un altro giro ad Oslo, l'ultimo, e poi salirò sul bus per andare a Kristiansand. Che altro? Ah, vabbè, poi oggi studio, ma che me frega. Ciao.